Ringrazio molto Patrizia Gobat per l'invito di oggi e per la grande occasione che è stata data a tutti noi di poter incontrare il Ministro del Lavoro che ci è evidentemente molto vicino, conosce i temi che trattiamo quotidianamente e ha potuto sentire di prima mano le osservazioni che abbiamo sui diversi temi che sono sicuramente posti all'ordine del giorno. Ringrazio anche il presidente del CUP De Luca, del CUP nazionale, il sindaco Luigi Brugnaro che mi pare sia però andato via e tutti i colleghi che sono qui presenti. Io farò velocissimamente un excursus rapidissimo per quanto riguarda il tema del codice dei contratti, che è uno dei temi all'ordine del giorno posto all'attenzione non solo degli ingegneri, non solo dei professionisti tecnici, ma credo più o meno di tutte le professioni, perché tutti hanno più o meno a che fare con i lavori pubblici, specialmente in un periodo come questo in cui sono chiamate a essere utilizzate le risorse del PNRR e quindi ora entriamo nella fase effettivamente realizzativa, avremo 3 anni, credo, piuttosto critici e quindi credo che tutti debbano avere una maggiore sensibilità o la più ampia sensibilità possibile nei confronti del codice dei contratti, perché lo strumento cardine di lavoro per molti di noi. È uno strumento sicuramente molto, molto complesso, sono un totale di 772 pagine che poi con ulteriori allegati arriveranno circa a 1000, quindi quando sarà effettivamente pubblicato, perché ancora non lo è, sulla Gazzetta Ufficiale pare che lo debba essere entro fine mese e quindi tra alcuni giorni, ma forse slitterà, tutti quanti faremo grandi corsi di formazione per entrare nel dettaglio e conoscerlo nei suoi diversi aspetti. Ci sono sicuramente impatti positivi. In quanto che nel momento in cui entrerà in vigore, entrerà interamente in vigore, non ci saranno rinvii a leggi e normative precedenti, ma ha anche un primo impatto negativo perché qualcuno l'ha definito un po' uno strumento, un codice a fogli mobili, perché all'interno del codice sono inserite delle norme che riguardano precedenti versioni del codice e che quindi verranno un po' alla volta sostituite mano a mano che verranno studiate e redatte da parte del Ministero e degli organismi competenti. Ha però anche diversi altri aspetti positivi, faccio un'analisi molto rapida, richiederebbe naturalmente ben più dei pochi minuti che ho a disposizione, ma so che in questo periodo ci sono molti convegni organizzati dai diversi ordini, associazioni, eccetera, per conoscerlo nel dettaglio. Una cosa che sicuramente è positiva è l'introduzione di una serie di principi che magari a qualcuno potrebbero sembrare non importanti, ma invece sono molto importanti, perché nel momento in cui si verificheranno dei contenziosi nella gestione degli appalti, e sappiamo che sono all'ordine del giorno, il fatto di aver introdotto dei principi innovativi di risultato, di fiducia, di accesso al mercato, è un qualcosa di innovativo ed è un qualcosa al quale bisognerà fare riferimento. Ma ci sono anche numerose criticità all'interno del codice. La prima è sicuramente quella che però dovrebbe essere in via di risoluzione, ne ha fatto cenno anche prima Innocenzo Megali nell'ambito dell'equo compenso, quindi sulla necessità di sancire l'assoluto divieto di fornire prestazioni professionali a titolo gratuito.
E questo è un concetto fondamentale, non mi soffermo sull'importanza di questo. Purtroppo si sono verificati dei casi di appalti di servizi con importo a base d'asta pari a zero, semplicemente avendo come contropartita il potersi fregiare di aver avuto l'incarico da questa o quella amministrazione. È un qualcosa che non può stare su questa terra e che quindi deve essere esplicitamente vietato a livello normativo di carattere generale, quindi benissimo la norma sull'equo compenso, ma va vietato e vanno date delle disposizioni di dettaglio anche a livello delle singole disposizioni normative, e quindi in particolare per il codice dei contratti, perché sapete che in alcuni casi la legislazione di settore può prevaricare quella di carattere generale, e quindi è necessario che anche all'interno del codice dei contratti sia espressamente fatto divieto alle prestazioni professionali a titolo gratuito. Tra l'altro colgo l'occasione, così tra parentesi, mi spiace che non ci sia più il Ministro, c'è il tema per quanto riguarda non solo gli ingegneri ma tutti i professionisti che lavorano per i tribunali, i consulenti tecnici d'ufficio, che continuano a essere pagate con cifre ridicole. Siamo sull'ordine dei pochi euro all'ora. Se venisse approvata la legge sul salario minimo, automaticamente avrebbero una triplicazione dei loro guadagni. Questo naturalmente implica che anche la qualità del servizio che viene fornito non si colloca ai livelli massimi. E un altro aspetto importante riguarda, qui entriamo nel dettaglio, e riguarda la necessità che venga specificato che nella progettazione sia verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica. Questo è un tema importante perché finora lo era, nel codice non vi è uno specifico richiamo a questo aspetto, e l'attenzione per il territorio credo che sia sotto gli occhi di tutti in questi anni. Ci sono poi ulteriori aspetti, uno che riguarda il subappalto della progettazione, si chiede che venga introdotto un divieto, i corrispettivi, ecco, è opportuno inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. È un qualcosa che prima c'era, adesso è un po' scomparso. Naturalmente bisogna poi vedere quale sarà la versione definitiva del codice dei contratti, perché è ancora in fase così un po' fluida, insomma. E quindi il recepimento in un apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi, sono stati forniti alle commissioni parlamentari delle indicazioni, dei suggerimenti, degli orientamenti da parte delle professioni. E il tema dell'appalto integrato, ne ha fatto prima cenno il Presidente degli ordini degli ingegneri del Veneto, e anche mi pare la Presidente degli architetti, riguardo al tema della necessità di perimetrare questa forma di affidamento dei lavori, in quanto che è una forma che pone molto l'accento sull'esecuzione e molto di meno sul progetto. Quindi parliamo di qualità del progetto, parliamo di qualità della progettazione, di riconoscimento del giusto ruolo dei professionisti nell'arco del processo realizzativo dell'opera pubblica. Quindi l'appalto integrato evidentemente non va cancellato, è una forma di affidamento che va prevista, ma come era prima, nell'ambito di determinate condizioni al contorno. Poi vado velocissimamente anche a concludere, relativamente alle commissioni di concorso non mi soffermo, un tema importante è quello dei requisiti di partecipazione alle gare degli appalti di servizi, per le quali, mentre prima si faceva riferimento a un arco temporale di 10 anni, quindi la professionalità acquisita nell'ultimo decennio, adesso abbiamo ridotto nell'ambito di questa versione del codice non più a 10 anni ma a 3, e addirittura per quanto riguarda il volume d'affari all'ultimo anno,
creando evidentemente dei problemi, proprio per esempio alla componente femminile. Una collega che l'anno prima è rimasta incinta, ha partorito, quindi ha avuto un'attività professionale, un volume d'affari molto basso, questo problema si ripercuote sulle gare alle quali partecipa nell'anno successivo. Poi vado velocemente, va chiarita la disciplina transitoria per i progetti in corso relativamente alla riduzione da 3 a 2 dei livelli progettuali. Qui c'è un equivoco, che sembra quasi che la riduzione dei livelli progettuali da 3 a 2 accelerasse le procedure di realizzazione dell'opera pubblica. Se ci vanno a vedere invece le tempistiche realizzative, si vede che quello è proprio un tempo minimo rispetto per esempio alla tempistica necessaria per l'acquisizione dei vari pareri nell'approvazione dei progetti. Altro ancora richiamo, ma per dovere, ma anche perché lo condivido pienamente, quanto diceva prima la Presidente della Federazione degli Architetti, della reintroduzione del concorso di progettazione tra le forme di scelta dei progettisti. Il tutto, e concludo, come presentato dalla rete delle professioni tecniche, che sapete che a livello nazionale c'è il comitato delle professioni, ma c'è anche la rete che lavorano in stretta sinergia, che si sono poi riunite in professioni italiane. La rete delle professioni tecniche ha presentato lo scorso 21 febbraio in commissione 8ª della Camera e 8ª del Senato queste e altre proposte e suggerimenti affinché il testo del codice degli appalti nella versione approvata in Consiglio dei Ministri venisse appunto adeguato e modificato. In buona sostanza va garantita, lo si è detto in più occasioni, va garantita la qualità del progetto e della realizzazione delle opere e dei lavori pubblici. Quelle indicazioni che prima ho fornito mirano a questo tipo, al raggiungimento di questo obiettivo, e, perché attraverso un buon codice devono essere perseguite le condizioni migliori possibili affinché il lavoro dei professionisti e di tutti gli operatori del settore, tutti gli esecutori compresi, in particolare dei più giovani, possa svolgersi nel più ampio rispetto delle competenze di ciascuno e della dignità della prestazione del singolo professionista e del singolo operatore. Pensiamo anche ai giovani professionisti che si trovano ad operare in un mercato del lavoro dove magari potrebbero essere previste le prestazioni a titolo gratuito, quale può essere l'approccio nei confronti del mondo del lavoro. Non è certamente questa la causa, ma sicuramente è una causa che può concorrere alla fuga di molti nostri giovani che vengono formati nelle nostre università con dispendio di risorse, di impegno, di lavoro da parte dei giovani stessi e dei genitori che li sostengono nel raggiungimento di quell'obiettivo, e che dopo vediamo andare all'estero perché ci sono delle condizioni più favorevoli. Questo succedeva in misura molto inferiore nel passato, però adesso il mercato del lavoro è su scala come minimo europea, per non dire mondiale, quindi è chiaro che anche i professionisti giovani in modo particolare vanno laddove vi è una maggiore remunerazione, delle condizioni di lavoro migliori. In questa direzione, dicevo, vanno le proposte della rete delle professioni tecniche, ma che riguardano in realtà poi tutti i professionisti del Comitato delle Professioni. Grazie per l'attenzione.